Eccoci in via Manfredi, qui alle mie spalle potete vedere c'è una fontana, al di sotto di quella fontana c'è un segno rosso. Quel segno rosso, ci hanno spiegato i tecnici dell'Enel, sarà il punto in cui bisognerà intervenire praticamente nei prossimi giorni per sistemare un po' tutto quello che è accaduto nella serata di ieri. Il blackout di fatto è partito esattamente da questo punto. Sono state 5 linee principali su 20 ad essere danneggiate, una situazione che ha coinvolto quasi un terzo della popolazione barlettana, cioè oltre 20.000 utenze sulle 60.000, e che ha creato diversi disagi e problemi sin dalla mattinata per terminare di fatto a notte inoltrata, a partire dalle 18 poi il guasto più grave che ha coinvolto la maggioranza delle utenze. Al telefono ci spiega quanto accaduto e gli interventi effettuati Ivano Medici, responsabile dei rapporti con la stampa per la Puglia e la Basilicata di Enel. Si sono verificati praticamente nella giornata di ieri, a partire dalla mattinata, alcuni guasti sulla rete interrate media tensione gestita da E-Distribuzione, che è la società del gruppo Enel appunto, che si occupa di gestire la rete di distribuzione dell'energia elettrica. A questi guasti i tecnici hanno risposto immediatamente, intervenendo subito per cercare di rialimentare l'energia elettrica, e devo dire che con grande dedizione sono riusciti a farlo già nell'arco della mattinata, grazie all'adozione di, li chiamiamo schemi di distribuzione alternativa. In pratica si cerca di bypassare il guasto e spostare le utenze disalimentate su delle reti invece attive, in modo da erogare prontamente l'erogazione di energia elettrica e successivamente potersi dedicare alla riparazione definitiva del guasto in maniera trasparente per la clientela, senza appunto che debbano aspettare senza energia elettrica che il guasto sia definitivamente riparato. Purtroppo però subito dopo questo intervento, e quindi mentre già i tecnici avevano rialimentato e lavoravano alla riparazione definitiva, si sono verificati appunto degli altri guasti sempre sulla rete interrata, sui cavi interrati, che diciamo hanno nuovamente determinato l'interruzione di energia elettrica. E in questo caso purtroppo non si è potuto procedere come si era fatto in precedenza con l'adozione appunto di questi schemi alternativi di distribuzione, perché i guasti si sono verificati proprio su quelle linee che erano state utilizzate in precedenza. Ma è un qualcosa che può, seppur di imponderabile, insomma, ma può ricapitare? Parliamo chiaramente di apparecchiature elettroniche. Tutte le apparecchiature elettroniche possono essere soggette a guasti. Succede anche negli elettrodomestici che abbiamo nelle nostre abitazioni. Devo dire però che per ovviare a questo tipo di problemi, chiaramente i tecnici di distribuzione svolgono attività di manutenzione durante tutto quanto l'anno.